Un taglio secco del 30% ai fondi regionali a sostegno del trasporto pubblico significa la paralisi del settore, disagi inaccettabili per l'utenza, il rischio di fallimento per le aziende di trasporto e lo spettro della disoccupazione per migliaia di addetti. E questo è il messaggio che i comuni e le province piemontesi hanno mandato alla regione ieri durante l'assemblea che si è svolta nella sede della provincia di Torino e durante la successiva manifestazione in Piazza Castello. In giunta si è chiesto al presidente Cota di rivedere con urgenza i tagli al sistema. Ci è stato annunciato per il 2013 un taglio del 30%, abbiamo già fatto un taglio nel 2012, già un taglio nel 2011. Se venisse, come dire, applicato il 30% vuol dire di fatto che il trasporto pubblico non c'è più. Non è vero quello che normalmente sostiene il presidente Cota, che i pullman viaggiano gratis, basta viaggiare sui pullman per rendersi conto che non è assolutamente così. Quindi il nostro è un grido d'allarme, non avremmo voluto fare una manifestazione simile. Avremmo preferito che anche la Regione si rendesse conto che questo è un servizio pubblico a tutti gli effetti, soprattutto per quelli che hanno più bisogno, soprattutto nei momenti di crisi. Tagliare il 30% obiettivamente è drammatico. Quindi noi diciamo alla Regione Piemonte: fate come è stato fatto nelle altre regioni. Utilizzato il fondo perequativo che lo Stato vi ha dato per il trasporto locale. Le altre regioni l'hanno fatto, dalla Campania alla Calabria alla Lombardia è stato fatto così. Come dire, è veramente assurdo che soltanto la regione Piemonte si trova in questa situazione. È stata la ditta Edilco di Matera ad aggiudicarsi l'asta di circa 3 milioni di euro per il completamento della Scuola Nazionale Federale di Equitazione. La grande struttura, iniziata alcuni anni fa da Badia Alpina, conta già un maneggio coperto per le gare e gli edifici che ospiteranno uffici e foresteria. I prossimi lavori riguarderanno la realizzazione di campi prova, del maneggio all'aperto, dei parcheggi per i van. I lavori partiranno il 2 maggio e saranno ultimati entro 450 giorni. Con l'approvazione del decreto legislativo sull'unione dei comuni, 15 comuni della Valle Chisone e Germanasca si sono uniti dando vita ad uno statuto già approvato dai consigli comunali. Rimangono però i dubbi circa i fondi disponibili per l'amministrazione delle funzioni delegate dalla Regione. La montagna deve essere riconosciuta per la sua grande estensione territoriale, commenta Danilo Breusa, sindaco di Pomaretto. Nell'individuazione dei collegi per la legge elettorale regionale si dovrà tener conto della bassa densità abitativa in relazione al territorio e non solo del numero di schede. Infatti, considerando che il 52% della regione Piemonte è costituito da montagne, nasce la necessità di politiche adatte e mirate. Vogliamo interventi compensativi, conclude il sindaco, per le risorse che mettiamo a disposizione nell'intera Unione. Domani sera alle 21 presso Teatro Incontro in via Caprilli 31 si terrà il concerto spettacolo Profili di Donne presentato da Musicanta. L'ingresso è ad offerta libera e il ricavato verrà devoluto a Casa Betagna in occasione del suo decennale.